Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, Velocetto TV. Oggi siamo con il quindicesimo episodio di Horizon Zero Dawn. Dopo la morte di Elsa, è il momento di vendicare la sua morte e quindi torniamo a Meridiana a parlare Ho inviato un con il messaggero Re alla Sol. conquista per informare tutti. Se avrete bisogno di qualcosa per i preparativi, chiedete pure. Non ci penseremo in un altro momento. Aloy. Ho dovuto fare il turno di mio fratello oggi. Felice di vederti. Non ci sono parole per Ersa. Sapere che è viva e poi perdere la speranza è crudele. Ersa non vorrebbe troppi discorsi. Vorrebbe che trovassimo Derval. Ha detto che parlava di fumo che ricopre il sole. Digli che cosa hai scoperto. Una lettera. Parla di un carico di vampa spedito a un deposito qui. Solo che non era indirizzata a Derval, ma a un certo Elund il Forgiatore. Questo nome vi dice niente? Mi suona familiare. Sì, è un signorotto. Gli Oseram hanno comprato diversi edifici in tutta la città, compreso uno a quel nome. Fammi pensare, è al confine della messa, vicino al tempio. Era un negozio, ora potrebbe servire da deposito. Se Derval ha usato quel nome per comprarlo, potrebbe essere perfino lì. Radunerò i miei uomini. Ci vediamo là. Eren, aspetta. Ricorda che nessuno odia Derval più della tua tribù. Gli altri clan pagherebbero pur di averlo. Prenderlo vivo. Per usarlo come merce di scambio non puoi dire sul serio. La nostra sicurezza dipende dal mantenere la pace. Se si presenta l'occasione, prendetelo vivo. Consideralo un ordine. Aloy, un momento. Grazie. Quando abbiamo parlato, Erend ha sorvolato sui dettagli della morte di Ersa. Comprensibile, certo. Ma ora che sono solo con la mia immaginazione, penso sempre a quei dettagli. Tu eri lì. Ha sofferto. Non è lei quella che soffre adesso. Sei tu. È morta prima che poteste dirvi addio. È così ovvio? Hai ragione. Rimugino sul mio dolore, non sul suo. E c'è solo una cosa che può aiutarmi. Trova Derval e portalo al mio cospetto. Risponderà dei suoi crimini. Ok, abbiamo parlato con il Re Sole e Devo cercare il suo aiuto collaboratore. Ci dicono di raggiungere il deposito. Si trova in questa zona. Noi ovviamente tagliamo il viaggio ed eccoci qui di fronte al deposito. Il posto è questo. Sei a casa, Derval? C'è una sorpresa per te. Siamo entrati di sponda. Che succede? Pampa, mi sembrava Lui Pampa. ha una sorpresa per noi. È una bomba. Non mi sembra grande. Ma basta ad ucciderci. Bene, starò zitto. È una bomba. Vampa, deve esserci una perdita al piano di sopra. Se Ok. provassi a smantellarla, una trappola la farebbe esplodere. Quindi ci dice di ispezionare il deposito. Sicuramente dobbiamo salire sopra. Ok, altre cose qui infatti non ce n'è. Dobbiamo salire proprio sopra. Eccola qua. Se la bomba esplodesse, la vampa scatenerebbe una tempesta di È fuoco. parecchia vampa. Se la bomba di sotto esplodesse, sarebbe come Derval ha promesso. Il fumo oscurerebbe il sole. E la città finirebbe in fiamme. Deve esserci un modo per fermarla. Sembra un supporto di legno, non molto solido. Abbiamo aperto questa porta. Spingi la vampa fuori dalla finestra.
Aiutami a spingerlo fuori. Ok. Forza, Bruta, nessun problema. A che serve? A salvare la città, spero. Ma quando la vampa cadrà, scappa. Perché innescherà la trappola sulla bomba al piano di sotto. Sopravvivremo. Probabilmente no. Ora spingi. Cura. Oh no! Che botto! Mamma che botto! Oh sì! Era l'unica occasione di Derval. E Meridiana è ancora in piedi. Non è finita. Derval voleva che Avad guardasse. Impossibile. Dovrebbe entrare nel palazzo. Ed è ben difeso. Torniamo indietro per sicurezza. Io guardo in giro. Forse gli uomini di Derval hanno lasciato qualcosa. Ok, tranquilla. Se prova a entrare a palazzo, è finito. Ok, vediamo di trovare qualche altro indizio. Ispeziona l'aria, ci dice. Quindi, cosa è successo a quell'edificio? Tracce di stivali. Ispezioniamo l'aria. Sono un po' sporchi di vampa. Tracce di stivali sporchi di vampa. Ma dove sono? Presto, buttate dell'acqua prima che inneschi un'altra esplosione. Ma io non vedo niente da nessuna parte. Cambiamo posizione, vediamo. Ah, eccoli. Prima no, non ce li faceva vedere, comunque. Seguiamo la scia. Ragazzi, nel frattempo vi invito a commentare con un vostro pensiero il video, datemi un vostro parere, che cosa ne pensate. Lasciate un bel like e soprattutto iscrivetevi attivando la campanella per restare sempre aggiornati con il canale. C'è del fumo che risale dal confine di Meridiana. Siamo sotto attacco. Le tracce proseguono dentro. Siamo arrivati. Un altro dei nascondigli di Derval. Ma oggi il focus non funziona? Ci sono altre tracce. Scendiamo. Deve essere qui che Derval ha assemblato il detonatore. Oh no, ha scavato un tunnel nella parete. Ah, è passato di qua. Derval è riuscito a entrare nel palazzo. È entrato nel palazzo. Guarda, guarda. Derval. Abbiamo visto chi è Derval e sta entrando a palazzo, quindi seguiamolo. Dobbiamo fare un po' di arrampicata. Vediamo se riusciamo nell'impresa. Ecco, io volevo scendere ed è risalito. Ok. No, no, non è ok. Ecco, finalmente ce l'abbiamo fatta. Lancia in carriola addirittura. Un po' di saltelli qua. C'è qualcuno là in fondo, vedo. Avrei tanto voluto vedere il dio del sole in ginocchio. Smettila di lamentarti. Bisogna. Passiamo al piano di riserva. Niente. Mi hanno visto. Finirete ammazzati. E allora facciamoli fuori. Uno fatto fuori. E quest'altro pure. Niente di più semplice, direi. Ok, ora saliamo piano superiore. Vediamo se c'è qualcun altro. No. Non si è mai troppo preparati. Saliamo ancora.
proseguiamo, raggiungi il solario. A parte il video. Guardati, Avad. L'erede di un re pazzo che si dimena. Mi hai privato del diritto di uccidere tuo padre. Quindi dovrò accontentarmi di te. Mi divertirò a vedere i Karja bruciare. Soprattutto perché tu assisterai insieme a me. Di addio alla tua meridiana, Avad. Respira il fetore e soffoca nelle ceneri. Qualcosa non va. Vedi il comando della bomba? Io ride allora. Non ho sentito niente. C'è del fumo che sale dal margine della mesa. No! Dovrebbe essere un inferno e non il fumo di un carbonaio. Ok, mentre se ne vanno direi che possiamo liberare il Re Sole. Dobbiamo distruggere qua questo dispositivo. Lo chiama dispositivo sonico. Vediamo se riesce a distruggerlo. Ecco, finalmente ce l'abbiamo fatta. Sconfiggi Derva e i suoi uomini, ci dice adesso. Dovrei lasciare qualcos'altro. Ok, andiamo. Cos'è stato? Parte il video. Tu devi essere la Nora che ha attaccato la mia base. E disattivato la tua bomba. Sei stata tu? Bah, bomba o meno. Imbratterò quel trono con il sangue. Prima il tuo, poi quello di Avad. Oh oh, c'è una bella arma. Noi siamo pronti, ovviamente. Nemica avvistata. Liscio. Ho un re sole da uccidere. Non mi hai preso, l'ho già steso. Ok, qui ce n'è un altro, ma nessun problema. Colpo alla testa e ciao ciao. Eccoti qua. E passiamo al prossimo. Un bel colpo di lancia. Non a parte il video subito. Come ogni inventore Oseram che si rispetti, io ho sempre un terzo piano. No, che macchine di ghiamma. Smerigli. Vabbè, niente di complicato. Gli smerigli, l'unico problema è che vuoi. Passiamo alle maniere. Prendiamo le nostre frecce incendiarie per gli smerigli. I maestosi pericolosi smerigli! Ecco, uno l'abbiamo già fatto fuori. La macchina che può farlo per te. Passiamo agli altri. Spero che ti piaccia affrontare queste cose, perché ne stanno arrivando altre. Ah, nessun problema, mandane quanto ne vuoi, perché li faccio fuori come niente. Porca miseria, questo mi è scappato. Era quasi morto. Forse è morto, poi non lo so. Sì, è morto. Ok, ce n'è altri. Passiamo agli altri. Ecco, bravo, mettiti lì e ti faccio fuori subito. Porca miseria, mi ha preso. Continua a prendermi. Porca miseria. Mi stanno prendendo proprio. Ma ce n'è uno proprio sopra la mia testa che ci lancia ghiacci in continuazione, per non parlare di quest'altro che è diventato uno sputa ghiaccio a non finire. Ecco, stenditi lì che ora lo faccio fuori. Vediamo se muore quello. Cioè, ci ha preso da là sotto proprio. Cioè, li ho presi tutti, ma nessuno dei tre ancora è morto. Guarda questo per quanto è campato. Un colpetto minimo.
E anche l'altro, incredibile. Oh, uno è morto. Quest'altro pure, direi. Perfetto. Questo ha ancora metà vita. Ecco, l'unico problema dei smerigli è questo, che si muovono in aria velocemente. Ok, è morto anche questo. Quanto va, ne è rimasto solo uno. Ancora questo non l'abbiamo colpito mai, a quanto pare. Fischio, abbiamo schivato il suo colpo. Porca miseria, non sono riuscito a prenderlo, invece lui sì. Ecco, l'abbiamo preso. Steso, dai, stenditi, stenditi. Perfetto. Qualche colpo di bastone. Ah, fatto fuori, perfetto. Non ce n'è più. E ci dice di andare a parlare con Derval. Eccolo lì, vediamo che ci dice. Anche se vorrei che Ersa fosse qui per ucciderti, non mi spiacerà farlo io. Va avanti, non ho paura. Ma visto che si tratta di te, Erend, fallirai! Io so qual è la tua paura. Tornare a Prima Fonte in catene. Ogni clan della conquista ti vorrebbe morto. E sa come farlo in modo doloroso. Farebbero a gara per il privilegio. È proprio da te lasciare che gli altri uccidano al tuo posto. Silenzio. Sei nelle mani del Re Sole adesso. Ok, abbiamo fermato Derval. Vediamo cosa succede adesso. Sicuramente parleremo con uno dei due, tra Ered e Avad. Eh sì, infatti ci dice di parlare sia con Avad che con Ered. Andiamo prima da Ered. Aloy. Vediamo che ci dice. Stavo giusto pensando a Ersa. Lei avrebbe ucciso Derval, lo so. Ecco perché era andata a incontrarlo, per eliminarlo. Ma mi ha anche detto di crescere. Lo ammetto, un po' mi ha fatto male. Ma ne farò tesoro. E suppongo che crescere significhi fare ciò che devi e non quello che vorresti, no? A me lo chiedi? Sono certa che hai più anni di me. Già, ma non mi comporto da tale, vero? Con Derval l'hai fatto. Non darmi troppo credito. Se ci penso, aspetto ancora l'occasione per rompergli il collo. Sì, ma non lo farai, perché sei un bravo capitano. Ora basta. Mi farei piangere. Quindi, dopo tutto adesso... questo, che ne sarà di Erend l'Avanguardia? Tornerò per un po' alla conquista. Mi metterò in contatto con il mio clan. E daremo sepoltura a Ersa, come vorrebbe lei. E intendo meno chiacchiere e più birra. Che cosa pensi che faranno gli Oseram a Derval? Per iniziare, ne discuteranno per molto tempo. Ma qualsiasi cosa decidano, non sarà rapida. Me ne farò una ragione. In effetti potrei passare dalla sua cella sotto al cerchio e ricordargli cosa lo aspetta. Beh... Lo so, ora devi andare. Assassini da scovare, macchine da domare, tutto prima di colazione. Sai una cosa? Quando ti ho visto pensavo fosse un bel colpo parlare con una bella ragazza nascosta in mezzo al nulla. Ma ora capisco che sono stato fortunato ad avere un minuto del tuo tempo. Cerca di non dimenticarmi quando sarai là fuori a cambiare il mondo. Troverò sempre un minuto per te. Magari anche due. Due? Le piaccio. Pure dice le piaccio.
Ok, abbiamo parlato con Hered, andiamo da Re Sole, vediamo che cosa da dirci il Re Sole. Dov'è? Ah, eccolo lì. Aloy, dirti che hai tutta la mia gratitudine non è sufficiente. Mi hai salvato la vita e hai salvato Meridiana. E verrà fatta giustizia per l'omicidio di Ersa. La piangeremo sapendo la verità, senza dolorose incertezze. È difficile pensare a dove saremmo senza di te. E non voglio farlo. Spero che vorrai restare a Meridiana. Perché vuoi che io resti a Meridiana? Direi che è abbastanza scontato. Non per me. Beh, tanto per cominciare, hai evitato che la città finisse in fiamme. E sei forte, astuta e capace. Mi farebbe comodo una come te al mio fianco. Devo andare per la mia strada. Grazie per l'offerta, ma credo che né tu né io siamo pronti per questo. Almeno non ancora. Ho ancora parecchia strada da fare per trovare quello che cerco. E mi porterà molto lontano da Meridiana. Ma certo. Non volevo insinuare nulla. Sei indipendente? Come lo era Ersa. Ma ti prego, ricordati che sei sempre la benvenuta. Spero che questa sia un'alba per noi, non un addio. Io so chi ha attaccato Inora. Una fazione dei Cargia delle Ombre chiamata Eclissi. Stanno riesumando macchine antiche, armi che vogliono usare per colpire Meridiana. Capisco. Questo conferma le voci che ho sentito da Marad. Una cellula dei Cargia delle Ombre, macchine corrotte a piede libero. Quando attaccheranno, lo sai? Non ne sono sicura. Faremo di tutto per prepararci. Tienimi informato, per favore. Ok ragazzi, finisce la missione, il sole cadrà, abbiamo aiutato Hered alla sua vendetta. Ragazzi, finisce qui questo episodio, datemi un vostro parere, un vostro pensiero su questo episodio, su tutto quello che è successo, con un commento sotto al video. Mi raccomando, lasciate un bel like e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanella per restare sempre aggiornati con il canale. Vi rimando adesso al prossimo episodio. Un saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao a tutti.